Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui da me dopo un po' di tempo. Oggi facciamo la classifica, pronostico, proviamo a pronosticare la classifica della Serie A e al ventesimo posto ci ho messo il Venezia. Sì ragazzi, lo so che è poco originale, però secondo me si sono rinforzati veramente troppo poco. Fatto un buon campionato sicuramente in Serie B, ma questo secondo me non basterà perché la Serie A è molto più competitiva e a mio modo di vedere non hanno rinforzato abbastanza la rosa. E poi avessero dominato il campionato di Serie B direi va bene anche così, però mi convincono poco, quindi anche la scelta di De Francesco in panchina li farà retrocedere. Poi al 19° posto invece ci ho messo l'Empoli, perché anche secondo me l'Empoli si è rinforzata veramente troppo poco. L'anno scorso si è salvato proprio per l'istinto di sopravvivenza. Quest'anno secondo me non saranno così tanto fortunati. Li vedo molto in bilico e potrebbero veramente steccare la prossima stagione. 18° invece, completare la zona retrocessione, ci ho messo il Cagliari, perché anche questi sono rinforzati troppo poco. Sortea, Augello sono acquisti che non alzano il livello del Cagliari, che sì, si è salvato con una giornata di anticipo lo scorso anno, ma quest'anno con il rinforzamento delle altre compagini li vedo comunque in lotta. Non è che retrocedono di diritto, però secondo me non ce la faranno. E 17° posto ci ho messo il Lecce, leggermente peggio degli altri anni, però secondo me in un modo o nell'altro ce la faranno. Lecce non ha una grandissima squadra, ma abituata a lottare in questi ultimi anni, secondo me anche quasi per il rotto della cuffia tipo l'Empoli l'anno scorso si può salvare. E poi abbiamo al 16° posto ci ho messo il Verona, perché è vero che ogni anno si indebolisce sempre di più, ma secondo me comunque è una squadra che ha fame, una squadra che comunque ha voglia di mantenere la categoria anche esperta per lottare in questo campo, e secondo me riusciranno comunque a trovare la quadra pur rischiando di retrocedere, però alla fine secondo me si salveranno anche abbastanza, non dico agevolmente, ma si salveranno. E 15° posto ci ho messo il Como, perché è vero, alcuni magari li danno leggermente più su, però cioè alla fine, a parte Varane, non hanno fatto acquisti troppo di livello. Hanno rinforzato la rosa sicuramente, Fabregas è bravo, però sono comunque calciatori non di un livello assoluto. Anche un Belotti secondo me non può fare il trascinatore di questa squadra, però non avevano già delle brutte basi, secondo me riusciranno a salvarsi anche in anticipo, ma almeno per quest'anno non li vedo più su. 14° posto ci ho messo il Parma, forse un po' esagerato, ma secondo me il Parma aveva già una buona squadra, hanno aggiunto qualche buon innesto e comunque quando tornano in Serie A fanno sempre bene e secondo me quest'anno non avranno particolari problemi a salvarsi. Poi abbiamo al 13° posto, ci ho messo l'Udinese, perché comunque ha dei buoni giocatori, vedi Sanchez, vedi Dovin, vedi Lucca se entra in forma, quindi cioè comunque l'Udinese non è una brutta squadra assolutamente, secondo me potrebbe fare anche meglio, ma si accontenta sempre del minimo indispensabile e quindi per questo non li vedo più su, ma sicuramente, cioè almeno per come la vedo io, quest'anno non rischieranno come l'anno scorso e si salveranno agevolmente. 12° posto ci ho messo il Monza, perché è vero il cambio allenatore, vero che Nesta a me non è mai particolarmente piaciuto, vero qualche cessione, però per esempio hanno ricomprato Maldini, recupereranno Caprari, quindi secondo me già la rosa non si è così tanto indebolita, per questo secondo me andranno a riconfermare il piazzamento dello scorso anno, perché ormai il Monza comunque è una realtà da metà classifica, però comunque cioè, non andranno mai, cioè, secondo me non rischieranno mai di andare in Serie B.
undicesimo posto ci ho messo il Genoa perché ero indeciso se metterlo decimo o undicesimo. Poi alla fine ho scelto di optare per l'undicesimo posto per la parte destra della classifica, semplicemente perché per Gudmundsson più che per Retegi, perché aveva avuto tanti problemi fisici. Gudmundsson, secondo me, con Gudmundsson perdono tanto, però Gilardino è bravo, la rosa rimane comunque di buon livello e quindi riconfermeranno il piazzamento dello scorso anno. Decimo posto, ci avevo messo il Bologna, sì, sotto il Torino, perché il Bologna secondo me ha una bella squadra, l'italiano è bravo, non, è vero, hanno perso Calafiori, hanno perso Zirkzee, hanno perso Thiago Motta, ma alla fine secondo me hanno anche altri buoni giocatori in rosa, assolutamente, però non si riconfermano, vuoi perché secondo me l'anno scorso hanno fatto qualcosa di troppo superiore alle loro aspettative e potenzialità, quindi magari ora si aspetteranno tutti di più, ma secondo me il Bologna un po' deluderà tra virgolette le aspettative, anzi ero indeciso se metterlo decimo o undicesimo, non cambiava nulla, però comunque non li riconfermo in Europa, però faranno un buon campionato assolutamente, si stanzieranno in queste posizioni di classifica per come la vedo io. Poi le fatiche di Champions, ok, però purtroppo non hanno una rosa che secondo me può andare tanto avanti, quindi è un conto. Potrebbero esserci degli infortunati, ma ok. Nono posto invece ci ho messo il Torino, perché comunque nonostante il cambio di allenatore la rosa è molto valida, e quindi non, li vedo assolutamente bene e riconfermeranno il piazzamento dello scorso.